Cultura e azienda, com'è nata questa idea? Sì, la nostra è un'azienda che ormai si appresta a celebrare il centenario nel 2016. Siamo forse l'unico costruttore di forni che in un'unica sede racchiude sia la parte di ingegneria che quella di costruzione, che è appunto il metodo prefabbricato. E per noi il design, l'attenzione al design è la base di tutta la nostra produzione da sempre. Per cui abbiamo trovato proprio molti punti in comune con l'opera di Maurizio Galimberti, ed è stato un richiamo forte per noi quello appunto tra il design, l'ingegneria di un forno e quello che è invece appunto la fotografia e la cultura, che è quello che contraddistingue tutti i prodotti italiani. Ecco, 100 anni di storia, però è la prima volta che riuscite a entrare in Henri Martin. Sì, sì, esatto, e siamo riusciti a, diciamo, dopo un fallito arrembaggio più di 20 anni fa, siamo riusciti appunto a conquistare la fiducia di Henri Martin nel 2013 e a portare a casa una commessa che per noi è veramente molto importante, sia per la qualità del forno che per quella del cliente, perché in Italia sappiamo bene la situazione di tutta la produzione siderurgica, e chi come Henri Martin è partita da molto lontano distinguendosi con prodotti di altissima qualità ha fatto appunto dalla qualità dei propri prodotti una bandiera, e poter proprio associare è stata una cosa a cui abbiamo tenuto molto, a poter associare il nostro nome a quello di Henri Martin in questo matrimonio tecnologico, per noi è coronamento di un sogno che però non finisce qui, perché ci sono nuove sfide. Sì, esatto, questa è una commessa, come dicevo, acquisita nel 2013, l'abbiamo messo in marcia il forno lo scorso anno e abbiamo fatto i performance test appunto tra la fine dello scorso anno e l'inizio di questo, e oggi stiamo già lavorando su altre commesse, in modo particolare una per gli Stati Uniti, un forno molto importante. Anche in questo caso il genio italico ha prevalso su una fortissima concorrenza internazionale.